Pasquale Daniello al termine di Italia-Olanda 3-1, è stata una partita intensa, ma poi alla fine ne siete venute fuori bene. Sì, è stata una partita molto intensa, i primi tre set bellissimi, spettacolari, con grandissimo rendimento da parte di entrambe le squadre. La differenza è stata veramente infinitesimale, due set finiti praticamente a vantaggio, uno finito 25-22. Quindi direi che questo è segno di grande livello, di grande qualità e io sono contento perché ci siamo espressi bene a lungo e poi siamo stati bravi. Poi, nel momento in cui abbiamo capito che l'avversario era un po' in calo, siamo venuti fuori molto bene nel quarto set e abbiamo chiuso la partita in crescendo. Di questo sono veramente contento. Esatto, infatti l'impressione è stata quella di un andamento in crescendo, no? Un pochino meno bene nel primo parziale e poi da lì vi siete sbloccate. Guarda, questo da un certo punto di vista è un po' quello che era capitato anche ieri sera, perché ieri con la Romania abbiamo un po' sofferto nel primo set. Poi dopo siamo venuti fuori e stasera la stessa cosa, loro sono stati bravi a venire fuori con una pressione terribile in battuta, ci hanno messo in grande difficoltà e noi non siamo stati bravi a crearci né le nostre occasioni di in cambio palla né in contrattacco. Poi però piano piano ho capito il livello e ho capito che bisognava sbagliare poco e avere coraggio in certi momenti di tirare forte e insomma è andata bene e quindi siamo stati bravi nei momenti decisivi. Quarto set poi è stato un po' un modo anche per liberarsi, no, della tensione, del peso che abbiamo avuto addosso fin qua e quindi è giusto che insomma si sia finito così in crescendo ed è la cosa della quale ti dicevo, sono molto molto contento. Senti, oggi mancava Polesello, al suo posto Munarini, che prova ha fatto Ma comunque, molto positivo. guarda, Munarini è una ragazza che viene fuori da, diciamo, da una situazione, l'abbiamo vista quest'anno a gennaio per la prima volta. Aveva fatto molto bene nell'attività del torneo Campesan a cui abbiamo partecipato, l'abbiamo seguita, abbiamo continuato a seguirla. Le manca un po' il campo, nel senso che è una ragazza che ha grandi potenzialità, grandissime potenzialità, le manca un po' il campo, però oggi ha dimostrato che così, d'improvviso, Polesello con la febbre, lei è entrata in campo, ha fatto molto bene la sua parte, ha tenuto molto a muro, secondo me ha fatto una buonissima prova, in battuta ha avuto coraggio, anche nei momenti cruciali non si è tirata dietro il braccio, quindi sono molto contento anche per lei. Va bene, grazie. Grazie a te.